A questo punto io lascio la parola alla prima relatrice della nostra sessione, che è Rita Rocco, che è responsabile dell'ufficio progetti del Movimento Consumatori e che ha anche coordinato, diciamo, la collaborazione tra il Movimento Consumatori e SLUWeb proprio per l'Osservatorio del Consumo Digitale Responsabile, e che ci parlerà di come il Movimento Consumatori fa attenzione al digitale sostenibile e responsabile e di un progetto di formazione per formatori. Rita, a te la parola. Grazie amici. Io partirei anche innanzitutto dai ringraziamenti perché, per il coinvolgimento in questa importante iniziativa del DEF e anche per darci la possibilità di raccontare questo percorso comune e anche approfondire quelli che sono i valori. Tu hai dato una precisa panoramica del nostro CDR, quindi della piattaforma che abbiamo realizzato. Io vorrei mettere in evidenza quelli che sono i valori che ci hanno portato a realizzare questo progetto comune. Innanzitutto il progetto che stiamo condividendo, che volge al termine ma che proseguirà con le azioni che abbiamo avviato, è un progetto che si chiama Agenda, finanziato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, nell'alveo del quale noi abbiamo individuato alcune azioni, a nostro avviso molto importanti e strategiche sulla parte educazione digitale e transizione anche direi digitale. Non so se a qualcuno è saltato agli occhi, ma in realtà il Movimento Consumatori tanti tanti anni fa ha scelto come proprio payoff proprio quello insieme per una società responsabile. Quindi diciamo che l'idea di un consumo responsabile era già nel DNA della nostra associazione. Quindi credo che questo, così come quella, sarà sicuramente uno degli elementi fondanti SLUWeb. E quindi l'incrocio tra le nostre realtà è stato probabilmente del tutto inevitabile, diciamo, e naturale. Quindi già da qualche anno ovviamente è stata avviata questa collaborazione tra le nostre realtà che vorrei mettere in risalto quelli che sono è proprio il valore aggiunto che queste diverse esperienze, no? Perché ovviamente Movimento Consumatori, come associazione dei consumatori, nasce fondamentalmente per due obiettivi, forse tre, ma io ne metto in risalto due, cioè molti credono che le associazioni di consumatori facciano tutela fondamentalmente ex post, quindi stragiudiziale o giudiziale dei consumatori, quindi nella parte patologica del rapporto. In realtà una delle diciamo dei valori fondanti delle associazioni di consumatori, soprattutto la nostra, è proprio quella di fare cultura del consumo e quindi sostenere un percorso di formazione e informazione, di crescita del consumatore nel suo ruolo, quindi il cittadino nel suo ruolo di consumatore. E poi quello della rappresentanza istituzionale delle istanze, delle necessità e dei valori che devono sostenere un consumo responsabile. Quindi sfatando un po' il mito delle associazioni solo per la tutela stragiudiziale o legale, ci tengo a mettere in evidenza questi due valori che si sposano perfettamente con quello che è il percorso comune e condiviso con SLUWeb. E quindi abbiamo individuato queste due leve. Una è quella che tu richiamavi, cioè quella di creare un contenitore, ma soprattutto un percorso di analisi, di studio, perché abbiamo trovato proprio chi visita il sito CDR, innanzitutto abbiamo voluto chiarire ai consumatori, perché da quello che emerge nei nostri territori non è affatto noto o chiaro cosa si intenda per consumo digitale responsabile. E quindi approdando sulla piattaforma c'è già viene chiaramente individuato che cosa si intende, quindi andare a spiegare già e informare, fare un'attività di informazione ai consumatori affinché si possano quindi orientare. Quindi abbiamo trovato alcune parole chiave, cioè l'osservatorio per l'appunto osserva, quindi va a mappare quelle che sono le realtà, chiedendo spontaneamente di iscriversi, registrarsi all'interno della piattaforma, compilando questo modulo. Ovviamente noi non siamo un ente di certificazione, quindi quello che noi possiamo fare appunto è chiedere alle realtà di dare evidenza di se stesse se ritengono di rispondere a questi valori che fondano l'osservatorio, che sono chiaramente evidenti dalla piattaforma. A quel punto fare un'analisi di quelle che sono le informazioni ovviamente disponibili a nostra disposizione, informare il cittadino attraverso questa vetrina sostanzialmente e supportarlo, orientarlo nelle scelte.
Ovviamente scelte che vogliono tendere ai valori che poi sono concentrati all'interno dell'Agenda 2030, che ormai tutti conosciamo, quindi la lotta alle disuguaglianze, la salvaguardia dell'ambiente e quindi evitare, diciamo, di contribuire in maniera nociva all'inquinamento. Come abbiamo visto anche, come giustamente tu richiamavi questa mattina nella tua perfetta presentazione iniziale, chi vorrà andarla poi a consultare potrà vedere anche i dati che tu hai chiaramente esposto e quindi contribuire anche alla salvaguardia del pianeta. Quindi questo è fondamentalmente, questi sono i valori che ci hanno accomunato all'interno dell'OCDR che piano piano sta crescendo. Uno degli obiettivi già di questo progetto, che poi sarà soprattutto l'obiettivo a medio-lungo termine dell'osservatorio, è quello di realizzare poi un rapporto annuale su quello che è il lavoro che poi procederà. Attualmente un primo obiettivo è quello di realizzare questo position paper comune, quindi già da questa prima attività, da questa prima esperienza, tirar fuori un documento condiviso di orientamento, perché, come dicevo, soprattutto sul medio-lungo termine, noi vogliamo arrivare poi alle istituzioni, quindi portare, quindi capire quali sono le esigenze, come si può migliorare questo ambiente e portare le istanze, perché noi abbiamo la rappresentanza istituzionale del cittadino nella sua veste di consumatore e quindi partecipando alle consultazioni dove siamo tra gli stakeholder, portare anche questa tematica. E lì viene anche il valore aggiunto della collaborazione con Slow Web. In realtà il Movimento Consumatori ha attenzionato il tema del digitale già dal 2019, come dicevo anche questa mattina, ben prima che poi ci fosse l'impennata conseguente anche alla pandemia, che sicuramente ha cambiato le nostre abitudini di consumo con una virata molto forte verso il digitale. Ma ancora prima noi stavamo lavorando sul tema dell'educazione digitale, però era un approccio completamente diverso, più di alfabetizzazione del consumatore nell'utilizzo degli strumenti. Questo, quello che è giustamente il sapere di Slow Web, no? Perché ovviamente noi possiamo rappresentare queste istanze, ma quello che è fondamentale è che poi si abbia alle spalle la competenza, ecco, quella che poi ci ha fornito Slow Web, e ovviamente ringrazio anche le due relatrici di oggi, sia Giovanna che Mizzi, che hanno contribuito attivamente in questo percorso anche formativo che adesso andiamo a raccontare. Darci la possibilità di entrare maggiormente con competenza su questa tematica affinché possiamo poi rappresentare, ecco, alla collettività e soprattutto alle istituzioni quali possono essere i processi migliorativi per il consumatore. Nel nostro piccolo abbiamo attivato anche, come sai, un percorso formativo, anche lì molto studiato in maniera molto innovativa. Come dicevo, in passato abbiamo fatto delle attività formative per le scuole o per gli anziani che erano prioritariamente volte ad abbattere un po' diciamo, la barriera del digital divide, quindi per gli anziani imparare proprio i rudimenti per utilizzare i mezzi, i vari device, e per i giovani mettere un po' a risalto rischio di opportunità, quindi soprattutto attenzione a, che sappiamo che sono abituati a lanciarsi, però non ne conoscono il pericolo di questi ambienti ovviamente virtuali. Invece, diciamo, ecco, lo step evolutivo e il valore aggiunto della collaborazione con Slow Web di questo ultimo progetto di quest'anno è stato quello di introdurre all'interno del percorso formativo questo elemento fortemente qualificante, quindi di un'attenzione, quindi un consumo sostenibile, un consumo responsabile, secondo i valori che abbiamo appena richiamato. Quindi al di là, quindi, di saper utilizzare questi strumenti, utilizzarli anche per salvaguardare l'ambiente, quindi per salvaguardare sia, diciamo, sia per una sostenibilità ambientale che sociale. Non dimentichiamo ovviamente l'aspetto che per noi è ovviamente fondante ogni nostra misura. E concludo spiegando che abbiamo lavorato ovviamente per essere più efficaci con una modalità ibrida, cioè abbiamo convogliato in un primo step formativo le nostre sezioni territoriali, i nostri colleghi del territorio, affinché poi potessero essere loro viatico di replica, diciamo, di quanto hanno appreso. Andando ad incontrare i gruppi di cittadini, sempre andando a catalogarli su quei target più vulnerabili, quindi gli over 65 e i giovani in età scolare.
Abbiamo fornito quindi con il vostro ausilio, quindi sia questo percorso di formazione che loro hanno ovviamente seguito e con profitto, e creando questo kit didattico che potesse poi dare una coerenza alle attività sul territorio, così da rispondere efficacemente a quei bisogni. Quindi diciamo che al momento questo è il percorso che abbiamo messo insieme, che credo sia stato veramente qualificante e i feedback che ci sono pervenuti sono assolutamente positivi. Quindi ci auguriamo quanto prima di poter rinnovare questa collaborazione, perché ecco, questo progetto volge al termine, ma sappiamo bene che l'orizzonte di collaborazione con Slow Web è molto più ampio, sia rispetto all'OCDR che in realtà ai suoi primi passi, se vogliamo, rispetto a questi ambiziosi obiettivi, e sia rispetto al percorso, diciamo, formativo, che potrà essere ampliato, fortificato, si spera quanto prima, nella nuova misura che dovrebbe partire all'inizio del nuovo anno. Passo quindi la parola, se ci sono poi ulteriori domande o approfondimenti utili, sono a disposizione. Grazie Rita, sei stata perfettamente nei tempi, ti ringrazio tantissimo di questo. E se qualcuno ha domande tra voi relatori o nella chat, è il momento di scriverle. Scriverle nelle domande e risposte, giusto? Di come dovete andare in basso dove c'è scritto domande e risposte, c'è un punto interrogativo. Voi relatori chiaramente potete anche invece farle a voce. Io una curiosità ce l'ho. Intanto vorrei aggiungere una cosa a quello che ha detto Rita, che questo percorso è stato fatto in collaborazione con Slow Web e con Migliorativamente, che è un'associazione, tra l'altro, che fa parte dell'OCDR, quindi ecco che già le stelline cominciano a unirsi in costellazioni. Ma a parte questa osservazione, volevo chiedere a Rita, mi piace molto questa idea di formare i formatori e di questa conoscenza che va a disseminare, no? Ad espandersi. E volevo chiederle, come curiosità, adesso io non mi ricordo il numero di formatori che hanno partecipato, onestamente, e volevo anche sapere, secondo voi, quali sono le vostre previsioni di quanto si diffonderà, no? Cioè, se ogni formatore, che cosa si ha. Se ha pianificato di fare, che ne so, quanti incontri, un incontro, due incontri all'anno con 10 persone, 20 persone, così, giusto per sapere numericamente quanto potrebbe diffondersi. Allora, noi siamo andati anche un po' al di là delle previsioni, nel senso che, come sai, la formazione, soprattutto per gli over 65, noi consigliamo di farle con gruppi ristretti, no? Per poterli in qualche modo assistere. Quindi sono due target che solitamente approcciamo in maniera differente. Con gli over 65 abbiamo suggerito di creare gruppi piccoli affinché poi potessero essere guidati, accompagnati, anche perché obiettivamente è più complicato per loro, quindi abbiamo anche cercato di favorire gli incontri in presenza più che online, anche perché soprattutto le persone di una certa età sono un po' stanche, no? Di stare magari dietro una piattaforma. E quindi abbiamo previsto inizialmente almeno 10 collaboratori locali, poi nella partecipazione l'abbiamo oltre che raddoppiati per quanti hanno preso parte alla formazione, se ricordo bene, almeno 25 persone. E per quanto riguarda invece i gruppi in età scolare, solitamente cerchiamo di rivolgerci alle scuole e quindi, in base alle disponibilità che ci vengono fornite, aggreghiamo un paio di classi, mediamente gruppi da 50 ragazzi. Anche lì per cercare, perché solitamente per le scuole preferiscono per questo tipo di argomento l'online, perché magari riescono attraverso, ecco, collegandosi, oppure in modalità mista, quindi anche il relatore può essere a distanza, la classe si può collegare, perché tu sai che all'interno delle scuole in qualche modo l'organizzazione delle ore poi di studio e degli insegnanti diventa più complicata, quindi per agevolare quello abbiamo cercato di concentrare i tempi della formazione. E quindi mediamente i gruppi che sono coinvolti sono dalle 1 a 2 classi, quindi dai 25 ai 50 ragazzi in media, per singolo incontro, ovviamente. Grazie, quindi è proprio bella questa idea perché c'è un'espansione praticamente, è come lanciare un sasso in un lago e poi vedere tutti i cerchi che si espandono, no? Questo è molto bello. L'altra curiosità che avevo è proprio riferita al fatto che voi siete il movimento consumatori
Quali sono, secondo voi, se l'avete già identificati, i bisogni principali dei consumatori in campo digitale? Allora, già prima dicevi, magari l'anziano ha bisogno di essere protetto, cioè informato e protetto, il giovane anche un po' di precauzioni, ma se qualcuno, se vi è già capitato che qualcuno si sia già rivolto a voi con qualche tipo di problema che c'entra con il mondo digitale? Ma sì, sono tanti. In realtà, diciamo, tu sai che noi abbiamo anche uno sportello online, no? E quindi arrivano tante richieste di diverso genere. Quello nell'esperienza, ovviamente sui target è differente, nel senso che gli over 65 hanno necessità prioritariamente utilizzare lo strumento digitale, e quindi i device. Aiutano a non isolarsi, ecco, e a poter avere maggiore autonomia. Quindi, quando abbiamo fatto gli incontri con gli over 65, prioritariamente l'esigenza per loro era quella di essere connessi, no? Con i propri cari, con il mondo e poter essere indipendenti, ecco, magari anche in un acquisto, in un certificato, perché le persone hanno voglia di essere indipendenti a tutte le età. Quindi tante volte magari dei limiti che possono essere fisici o semplicemente anche di spostamento per no? questioni anche di dove sono dislocati come abitazione, trovavano nell'educazione digitale, quindi nell'attività di formazione che noi abbiamo erogato, beneficio per potersi rendere indipendenti ed essere più vicini, ecco, ai loro affetti o tra di loro. Quindi combattere anche tante volte la solitudine. Mentre per i giovani il problema è opposto, un po' a tutto tondo emerge la necessità che comprendano che non si può combattere, perché ci sono, sai, a volte dei giudizi contrastanti, no? Famiglie, insegnanti, chi vuole che il cellulare non venga usato, chi invece dice che deve essere usato in aula, c'è molto dibattito di intelligenza artificiale. Quindi una delle cose che sicuramente emerge è che non è chiaro che il digitale, cioè non è più, ecco, un'evoluzione che non si può bloccare. E quindi quello che noi possiamo fare è aiutare un'armonizzazione della collettività con l'evoluzione digitale. E il nostro compito è proprio quello, orientare i consumatori di tutte le età. Se devi fare un acquisto, se ti devi relazionare, se devi utilizzare. Ecco, questo il potenziale anche l'intelligenza artificiale facendone la tua attività, anche le nuove forme di studio, no? Nelle università. Noi abbiamo tante attività anche con le università. Emerge l'esigenza di nuove figure da formare affinché possano gestire, volgere al meglio queste nuove tecnologie che avanzano alla velocità della luce, insomma. Quindi è molto diverso il panorama.